che abbiamo per affrontare, combattere e tenere lontano il virus. Oggi abbiamo istituito presso il Comune una cabina di regia per la famosa gestione dei cantieri che per legge dovrebbero proseguire, ma che hanno difficoltà nel reperimento delle materie prime, dei vettori, dei trasporti, dei manutentori e quant'altro, stabilendo sostanzialmente la possibilità di scegliere alcuni cantieri e altri no, per proteggerci giuridicamente da eventuali ricorsi. Faccio anche appello alle aziende che hanno vinto l'appalto, perché mi rendo conto che il momento è difficile, però se lo Stato dice che bisogna andare avanti e c'è il rischio di perdere i soldi, ovviamente dobbiamo tutti far fronte a questa necessità. Vi terremo ovviamente aggiornati, anche perché alcuni cantieri sono nel cuore della città, altri ovviamente rimarranno fermi, verranno fatti una volta terminata l'emergenza. Questo significherà ovviamente far slittare anche i termini di completamento dell'opera stessa. Avevamo promesso di finirle entro un determinato periodo, ovviamente dovremmo farle esitare perché sono fermi. Si tratta invece, per quelli che devono andare avanti, di cantieri che lo Stato ritiene essere di primaria necessità, come quelli legati all'acquedotti, alle fognature, al completamento di alcune infrastrutture viarie e stradali. Ma man mano che vanno avanti i giorni, che chiariremo anche nella situazione, vi daremo i giusti aggiornamenti. Vi invito sempre a consultare il sito del Comune, che ha sempre delle informazioni, è ricco di notizie e informazioni utili per la quotidianità, per la gestione dell'emergenza, notizie di carattere sanitario e di prevenzione. Oggi abbiamo caricato anche alcune informazioni relative a scadenze delle pratiche auto, e quindi la revisione, il bollo, il foglio rosa. Guardatelo, perché magari alcune incombenze che sembrano impellenti possono essere invece procrastinate più avanti. Domani faremo giunta. Vi avevo detto che cercavamo di far slittare il 31 maggio il pagamento della Tari per tutti, non solamente per utenze non domestiche. Così sarà, quindi anche i cittadini potranno pagarla più avanti. Mi rendo conto che è una magra consolazione, ma purtroppo dobbiamo fare i conti con la realtà. Adesso spostiamo in avanti i termini, poi vedremo cosa potrà fare il Comune per alleviare le difficoltà di famiglie e di imprese, fermo restando che i comuni non hanno la potenza di fuoco di un governo o di una regione, che quindi noi la nostra parte cercheremo di farla, ma è chiaro che per risollevare completamente l'economia e la condizione di prostrazione in cui si troverà il nostro paese al termine dell'emergenza servirà ben altro che non magari qualche soldo, qualche spicciolo che possono mettere i comuni, anche perché noi siamo in calo costante di entrate e conseguentemente i soldi che stiamo accantonando forse basteranno a colmare le entrate minori, ma tutto questo lo vedremo nel corso del tempo. Accanto alla giunta abbiamo dato mandato anche di tentare di creare la rete per fare il consiglio comunale a distanza. Questo per due ragioni. Una, quella di poter ottemperare delle scadenze a cui il consiglio comunale deve rispondere, quindi esprimersi per determinate delibere, ma anche perché credo sia giusto che accanto alla voce del sindaco ci sia anche la voce dell'intera comunità politica pordenonese, di tutte le sensibilità che possono dare il contributo nella gestione dell'emergenza e possono dare un contributo anche per studiare eventuali misure da prendere dopo la fine dell'emergenza. Auspico che questo possa avvenire in un clima di grande collaborazione, di grande concordia, evitando quelle polemiche che hanno caratterizzato il recente passato. È il momento dell'unità, della compattezza, di accantonare antipatie e visioni diverse. Qui si tratta semplicemente di guardare l'interesse generale di Pordenone e dei suoi abitanti. Con una determina abbiamo anche prorogato i termini di non pagamento della sosta su strada, perché ovviamente la gente non può uscire, non deve uscire se non per questioni assolutamente ragionevoli, impellenti, necessarie. Conseguentemente non avrebbe neanche senso appesantire questa situazione già pesante di per sé, anche dovendo pagare il parcheggio. Vi anticipo che domani arriveranno circa dalle 5.000 alle 20.000 mascherine donate dalla comunità cinese, che andranno sempre prioritariamente alle strutture sanitarie e assistenziali, che ne consumano tantissime, ne hanno bisogno e si trovano poche mascherine. Non ho ancora notizie certe circa la consegna a domicilio delle due mascherine per famiglia da parte della Protezione Civile. Stiamo attendendo che arrivino. Appena arriveranno, ve le consegneremo noi. Non occorre chiamare, telefonare, mandare messaggi, ci arrangeremo noi, le troverete direttamente a casa. Anche altri ci stanno donando mascherine, ma ripeto, dovete essere comprensivi, le dobbiamo prima di tutto dare a coloro i quali per il loro lavoro rischiano di essere contagiati, perché non possono necessariamente tenere le misure di distanza e neppure poter sempre rispettare quelle che sono le buone norme di prevenzione. Quindi prima di tutto coloro i quali combattono il virus in prima linea.
Da lunedì sarà disponibile solo per coloro i quali ne hanno realmente bisogno, quindi non assaltate le farmacie perché sarebbe un gesto davvero sciocco per coloro che ne hanno bisogno, coloro che possono uscire. Saranno disponibili delle mascherine da acquistare nelle farmacie comunali. Sono mascherine di non grande qualità, dalla settimana successiva ne arriveranno di migliori che potrete sempre acquistare in farmacia, ma ripeto, l'appello è quello di non assaltarle, ma di essere invece ragionevoli. Così come abbiamo fatto fare dei sopralluoghi da parte di IGEA per controllare lo stato dei nostri bidoncini. Sappiate che la situazione è sotto controllo, non c'è alcuna emergenza, abbiamo registrato però che i bidoncini, soprattutto del vetro, hanno delle criticità perché la gente sta più a casa, consuma di più e conseguentemente c'è più vetro. Faremo fare dei giri aggiuntivi per lo smaltimento. Detto questo, ci aggiorniamo domani con un prossimo video con altre informazioni. Mi ha raggiunto, come avete visto, anche mio figlio che mi manda un saluto, è entrato. Non sono riuscito a garantire la privacy. Dico, teniamo duro, anche noi stiamo a casa anche noi, vero? Ecco. Noi stiamo a casa, io ogni tanto devo ovviamente recarmi, ogni tanto devo recarmi spesso in municipio, ma lo faccio ovviamente per dovere. Volevo dire che vi sono vicino, sono solidale con voi, c'è il comune, c'è l'amministrazione, c'è il sindaco, siamo tutti uno accanto all'altro nel combattere questa battaglia. E più rigorosi saremo rispetto alle norme, prima ce la faremo. Buona giornata a tutti.